A 10 anni dall'introduzione dei test per l'accesso alle facoltà a numero programmato si tirano le somme sui risultati di questa prima selezione. A farlo il segretario italiano Giovani Medici e le associazioni studentesche Omnia e Ege Messina, che oggi hanno invitato il mondo accademico allo scopo di dare vita ad un dibattito nazionale già peraltro in atto, che porta ad una serie di proposte da presentare al Ministero dell'Università. Hanno accettato l'invito, tra gli altri il rettore Tomasello, il presidente dell'ERSU Bartolotta, il presidente dell'Ordine dei Medici Caudo, che hanno voluto dire la loro sui test di accesso al numero programmato ad alcune facoltà universitarie. L'incontro si è svolto nell'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza ed è stato presieduto dal presidente del segretariato italiano Giovani Medici di Messina, Antonio Carni. La domanda era: è giusto decidere future carriere sulla base di test di cultura generale e ragionamento logico che non tengono conto né di motivazioni ed aspirazioni personali né di carriere e risultati scolastici già conseguiti? La risposta è no, secondo Tomasello, ampiamente avallato da Bartolotta, ferma restando la necessità del numero programmato che deve essere stabilito, secondo Caudo, in base alle esigenze del territorio. Due i punti da tenere maggiormente in considerazione nella valutazione dei candidati, ha specificato il rettore: il curriculum scolastico e il voto finale e l'attitudine del candidato a quel tipo di professione, da valutare come avviene ad esempio in Germania dopo il superamento dei test di accesso. Le proposte sono state già approvate dalla conferenza dei presidi di medicina e dalla conferenza dei rettori, che hanno già informato il Ministero. Sarebbe anche opportuno nei test risposta multipla per medicina, ha aggiunto Bartolotta, che per la prima volta quest'anno ha attivato presso l'ERSU i corsi per il superamento dei test con grande successo, dare preferenza alle materie scientifiche. Uscite da poco le graduatorie delle selezioni, sono già decine le lamentele, molte delle quali sfoceranno nei consueti ricorsi. A dare gli opportuni consigli l'avvocato Santi Delia, tutor di diritto amministrativo presso la Scuola per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza e curatore di molte pratiche legali sull'argomento nei confronti delle sedi universitarie di molte città italiane. Il ricorso quindi rappresenta sì l'unica probabilmente alternativa rispetto all'esclusione, ma va centellinato, va calibrato in relazione alle effettive possibilità di riuscita, in quanto dall'altro lato un eccesso indiscriminato allo strumento potrebbe dar vita anche a aspettative purtroppo che non possono sempre essere ricompensate, e che dall'altro possono invece dar vita ad un rallentamento del corso di studi nei confronti del corso di laurea che si è preferito.